Signori, vorrei parlare di qualcosa che sarà molto interessante per tutti noi. Tu hai un problema, Tony. Noi abbiamo un problema. E credo che insieme possiamo risolvere questi nostri problemi. Sappiamo che hai avuto dei fastidi fiscali nel tuo paese e che hai dovuto scontare una piccola condanna. Noi abbiamo degli amici a Washington che ci assicurano che questi fastidi si possono eliminare. Forse dovrai pagare delle tasse arretrate e una grossa multa, però non andrai in prigione. Ok. E qual è il tuo problema, Alex? Ora ti faccio vedere. Ci sono voci che il suo governo riceverebbe dall'industria della droga boliviana degli appoggi finanziari. Ecco, l'ironia in tutto questo è che questo denaro, e parlo di miliardi, viene dal suo paese. Voi siete i maggiori acquirenti del nostro prodotto nazionale, che è naturalmente la cocaina, è chiaro? Da un lato lei dice che il governo degli Stati Uniti spende milioni di dollari per eliminare l'afflusso delle droghe nelle nostre strade, e allo stesso tempo che trattiamo affari con quello stesso governo che inonda di cocaina le nostre città. Sì, sì. Se permette le mostro qualche altro personaggio che è coinvolto in questa specie di tragicommedia. La mia organizzazione proprio di recente è risalita a un grosso acquisto fatto da quest'uomo. Questa simpatica faccia appartiene al generale Cucombre. È il ministro della difesa della Bolivia, il mio paese. Solo un paio di mesi fa il generale Cucombre ha comprato una villa da 12 milioni di dollari sul lago di Lucerna, in Svizzera. Ora, se è il ministro della difesa boliviano, come spiega il fatto che vive in Svizzera? Fa la guardia ai registratori di cassa? Questo signore qui, Alejandro Sosa, è un tipo molto interessante. È un ricco proprietario terriero, ha studiato in Inghilterra, ottima famiglia. Bene, quest'uomo è il cervello della più grande organizzazione commerciale nel campo della droga ed è a capo di un impero che si estende per tutta la zona delle Ande. Non è il solito bieco trafficante. Bene, a proposito di questo. Apparirà nei programmi televisivi molto presto. Verrà diffuso dalla televisione in francese, tedesco, italiano, giapponese. Tra poco milioni di persone cominceranno ad ascoltarlo. È imbarazzante, Tony. Certo. Questo è il nostro problema. Ti ricordi Alberto, non è vero? Come potrei dimenticarlo? Alberto è un esperto nel campo delle eliminazioni. Ci aiuterà lui a risolvere il nostro problema. Però non parla inglese e non sa muoversi agevolmente negli Stati Uniti. Gli serve un po' d'aiuto. Questo è un problema, Tony. Nessun problema. Bene.